Da sabato 12 a domenica 20 novembre il San Filippo ospiterà per il terzo anno una delle cinque manifestazioni tennistiche più importanti d'Italia, gli Internazionali Città di Brescia. Ai nostri microfoni il direttore tecnico illustra il programma e i grandi nomi che potremo veder giocare. Allora, la programmazione del torneo è questa: da sabato e domenica questo che arriva avremo le qualifiche che termineranno lunedì mattina proponendo i quattro giocatori che potranno incominciare insieme a tutti gli altri il tabellone principale del torneo, che terminerà domenica 20 con la finale nel primo pomeriggio. Direi ci sono da rispettare alcuni aspetti relativi al calcio, adesso vediamo un po'. E il programma comunque è perfettamente illustrato nel nostro programma ufficiale e subirà qualche modifica in funzione di eventualmente concomitanze di singoli, di doppio, ma in linea di massima rispetteremo quello che tutti quanti già sanno dalla comunicazione. Importanti, il numero uno del seeding, tra l'altro secondo me è anche molto favorito, nel senso che Struff ha fatto secondo turno adesso un Master 1000 addirittura, e su queste superfici si comporta molto bene, quindi direi che è nettamente favorito rispetto a tutti gli altri. Però i giocatori sono compresi in 80 posti della 80-90 posti della classifica mondiale. La wild card nostra è un elemento estremamente interessante, perché anche se adesso ha una classifica molto bassa è stato numero 5 del mondo, e se uno va a vedere la classifica race, che è quella che determina l'ultima parte del periodo di gioco di questo giocatore, vede che è tornato a livelli alti, e Tommy Robredo è un personaggio assolutamente importante da vedere, e alla fine Leonardo Maier, che si sta preparando per la Coppa Davis che farà la settimana dopo, la finale Croazia Argentina. Dall'inizio, cioè dalla prima edizione, quella di 2 anni fa, continuiamo, abbiamo migliorato l'anno scorso trasferendo tutto il torneo direttamente lì al San Filippo, mentre prima avevamo due sedi, Rigamonti e San Filippo, quindi adesso è tutto concentrato là. Ma io sono personalmente molto contento, anche l'ATP a livello internazionale ha visto una partecipazione di pubblico importante per una manifestazione di questo tipo qua, insomma abbiamo un tabellone che non rispecchia quello che è la reale categoria del torneo, nel senso che è molto, molto buono, molto superiore rispetto alla categoria del torneo, per cui c'è molto interesse. Evidentemente ci sono tornei uguali che vanno deserti in molte sessioni, invece nel nostro c'è una buona partecipazione e speriamo che continui così, perché i nomi sono interessanti, lo spettacolo è pieno durante tutto l'arco della settimana.